Siamo alla vigilia del 25 aprile e occorre essere uniti contro le dittature e uniti nella verità. Non facciamo di questa l'aula della menzogna. Non il 26 febbraio, ma il 9 marzo, la scienza qua evocata, diceva che il virus era poco più che un'influenza. Quella scienza è quella a cui si è ispirato questo governo. È stato detto, è documentato, non mentite. Allora dite la verità, non fate di questa l'aula della menzogna. Almeno qui si applica il principio di Giambattista Vico, verum ipsum factum. E allora avete sentito e avete dato i numeri, li voglio dare anch'io, no Dattis, no Pagani, non dite anche qui 25.000 morti, non è vero, non usate i morti per retorica e per terrorismo. I dati dell'Istituto Superiore della Sanità dicono che il 96,3% sono morti per altre patologie. Esattamente i dati, i numeri, dice questo, è la verità. Colleghi, falli a leggere, collega. Esattamente così, li ho letti tutti. E allora dico, almeno qui diciamo la verità, misuriamoci con la Germania, siamo uniti nella liberazione contro l'ipocrisia e le menzogne, contro le falsificazioni, contro i falsi numeri che vengono dati per terrorizzare gli italiani. I 25.000 morti, lo diceva il professor Bassetti, sono morti di infarto, di cancro, di altre persone. Non usiamoli per umiliare l'Italia, non usiamoli per dare ai cittadini false notizie. Date i numeri, controllateli, e sfido il giurì d'onore, te Trizzino, a guardare i numeri. Collega però Sgarbi, dire, si rivolga alla presidenza. Ho semplicemente detto che i numeri li danno tutti, ma non dirò numeri falsi. Non sono morte in Italia 25.000 persone di coronavirus. Non è vero, è un modo per terrorizzare gli italiani e imporre una dittatura del consenso. È ridicolo.